jeans e la maglietta. Non è semplice, però alcune riflessioni le dobbiamo fare. In genere, quando viene meno il nostro parente o amico, è un dramma. Quando viene meno una giovane vita, è una tragedia. Quando viene meno e scompare perché qualcuno guida una macchina in stato di ebbrezza, è una follia. Allora la riflessione qual è? Che tutti noi dobbiamo fare nel nostro piccolo attività di prevenzione. Noi come amministrazione comunale abbiamo messo in cantiere di creare su Scapa un osservatorio permanente relativo ai giovani per il problema della droga e dell'alcol. Chiameremo tutte le associazioni, oltre al mondo della scuola, ai tutori dell'ordine, di partecipare a questo progetto. Non è la soluzione del problema, però è qualcosa che noi ci sentiamo di fare. E colgo l'occasione per invitare l'Associazione Sportiva Calcistica di Scafa di far parte di questo progetto di prevenzione. E allora qual è l'idea che mi è venuta in mente prima mentre salutavo la signora? Fare di questo torneo un avvenimento annuale dedicato a Francesco, dove oltre a giocare a calcio si possa fare un momento di riflessione sull'abuso dell'alcol, anche con tecnici specializzati del settore, per trasmettere ai ragazzi il messaggio che non si deve bere e che non ci si deve drogare, perché poi le conseguenze delle nostre azioni sono quelle che abbiamo vissuto in questi giorni. L'invito quindi all'Associazione Sportiva di Scafa di partecipare con noi a questo progetto. È una goccia nel mare, però abbiamo il dovere di farlo. Grazie. Signora, abbiamo un altro pensiero per lei, la maglia della Pescara Calcio, un calciatore capuano, con tutte le firme per Francesco. Ok, io ringrazio tutti per la vostra presenza, se ci vogliamo avvicinare penso sia il momento più importante, io non cerco di dilungarmi troppo perché ho già detto quello che dovevo dire, vi dico soltanto che per noi Francesco rimarrà sempre nei nostri cuori, ma non è un modo di dire, era veramente un ragazzo fantastico, è venuto da noi, io non lo conoscevo, la prima cosa che mi ha detto è che amava giocare a calcio e si è affezionato a tutti i suoi compagni. Come ho scritto sull'articolo di alcune riviste giornalistiche del calcio dilettantistico, è diventato il fratello più grande di tutti i suoi compagni di squadra, perché noi abbiamo una squadra molto giovane, e lui nonostante avesse 23 anni ha dimostrato di essere più che un fratello maggiore, quasi un padre di tutti. Ti abbraccio Francesco e sarai sempre con noi. Grazie. Do il microfono a Mr. Loris, la scuola calcio, che ha scritto una lettera dedicata a Francesco, anche lui ha avuto il piacere di conoscerlo e di allenarsi insieme a lui. Grazie a tutti per essere intervenuti a questa manifestazione. A questo memorial dedicato a Francesco, un grande uomo che anche se aveva appena 24 anni dimostrava una maturità unica. Francesco personalmente l'ho conosciuto poco, ma in quei momenti in cui scambiavamo delle battute, i suoi occhi brillavano di gioia, ed era la gioia di vivere. Una frase mi è rimasta impressa nella mente, e che non riesco a cancellare, che mi ha detto Francesco un giorno di allenamento: l'anno prossimo se ti serve una mano per allenare i bambini io ci sono. Beh, è stata una frase che a tutti può sembrare banale, ma per me non lo è. Francesco ci sarà insieme a questi bambini, vedrà su di loro e sul loro futuro. Un futuro che auguro con tutto il cuore, pieno di felicità e di gioia, proprio quella che aveva dentro Francesco. Un piccolo grande giocatore, ma un immenso uomo. Ciao campione, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Con affetto, il settore giovanile della CISCA. Thank you.
romanzo d'amore. Mi hai fatto innamorare, con colpa dentro si te voglia già. Tu sei quaglione, ma